Belli regà, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parla un Giannove con la barba e più disordinato del solito, quindi scusate. Oggi, come avrete letto dal titolo, andrò a scrivere a 100 attori di Netflix e sono curioso di leggere le loro risposte e soprattutto chi di loro mi risponderà. Andrò a scrivere agli attori principali delle serie che io ho visto, ovvero le mie preferite che sono La Casa di Carta, Vis-a-Vis, Riverdale e diciamo questo filone di serie qua. Prima di iniziare con il video però vi chiedo le solite tre cose regà, partendo dalla prima che è forse la più importante, di iscrivervi subito al canale perché siamo davvero ai 10.000 iscritti e voglio arrivarci il prima possibile. La seconda, sempre questa è importantissima, ovviamente di lasciare un bel mi piace a questo video e di commentarlo come preferite. E la terza regà, la più importante di tutte, la prima di andarmi a seguire su Instagram dove mi chiamo @giannove_basso, voglio arrivare a 40.000 followers. E la seconda di andarmi a seguire su TikTok, mi chiamo Giannove, voglio arrivare a 200.000 followers entro la fine dell'anno. So che possiamo riuscirci. Detto questo, passerei subito al video. Allora partirei dal far vedere tutte le persone a cui ho scritto, escludendo ovviamente quelle che mi hanno risposto perché se no il video non avrebbe hype. Allora starete vedendo insieme a me lo schermo del telefono e vi faccio vedere i più importanti. Allora lui è uno di Riverdale, Casey Cott. Poi abbiamo vabbè Lily Reinhardt, non so come si pronunci, che è sempre vabbè di Riverdale. Abbiamo Cammy Mendes, sempre di Riverdale. Poi abbiamo Cole Sprouse, vabbè raga non mi uccidete voi che siete fan e penso non ci sia bisogno di presentarlo. Poi c'è KJ Apa, non so come si chiami nemmeno lui, è sempre di Riverdale. Poi abbiamo Marisol Nichols, un sacco di altra gente di Riverdale. Poi passiamo a La Casa di Carta, dove ho scritto a Palermo della Casa di Carta, Maria Pedrasa, che sarebbe, se non sbaglio, sia Marina di Elite che e poi ha fatto anche una parte nella Casa di Carta. Ora non mi ricordo come si chiamava sulla Casa di Carta, comunque la chiamavano l'agnellino. Darko Peric, che sarebbe Helsinki. Enrique, che sarebbe Arturito. Esther Asebo, che sarebbe cosa? Oddio, come si chiama? Oddio, mi sembra Stoccolma. No, oddio, non me lo ricordo. Vabbè, ve la faccio vedere, è lei. Ditemi chi. Oddio, non mi ricordo il nome, raga, scusate. Il nome della serie. Vabbè, Jaime Llorente, che sarebbe Denver, Miguel, che sarebbe Rio. Poi ho scritto a Berlino, Paco, che sarebbe Mosca, Alvaro Morte, che sarebbe il professor, Izia Rituno, che sarebbe Lisbona, Ursula Olita, sarebbe Tokyo. E poi passiamo a Vis-a-Vis, perché adesso ci sono un bel po' di Vis-a-Vis. Partiamo da Soledad, Arlis Becerra, che sarebbe Valbuena, Dani Ortiz, che sarebbe il fratello di Macarena Ferreiro. E poi raga vi faccio vedere la prima risposta di Zaza Perez, che sarebbe, per chi ha visto Vis-a-Vis, questo è un piccolo spoiler ragazzi, ma non è uno spoiler così esagerato quindi ve lo posso fare, sarebbe la poliziotta che si infiltra tra i carcerati. Penso che chi ha visto Vis-a-Vis possa capire chi sia. Cioè lo capirà sicuramente. Poi abbiamo Fabio di Vis-a-Vis sempre. Vabbè raga, poi ho scritto un sacco di altra gente, mi sono stufato di leggerveli. Vi faccio vedere le risposte. Una già ve l'ho fatta vedere, ne mancano due. La prima raga, sempre di Vis-a-Vis, e sarebbe lei raga, il capo del carcere, come si chiama? Il capo della prigione. O sarebbe il capo della prigione dei Cruz del Sur. Quindi Strongs per Chris Lazzas, non so come si pronunci. E mi ha risposto un abbraccio e buon sabato, quindi grazie mille. E poi raga, spoiler, vi faccio vedere la più importante che mi ha risposto di tutte, ovvero Marta Ledo. Per chi non lo sapesse, Marta Ledo è sempre di Vis-a-Vis e sarebbe Tere. Raga, Tere è un personaggio principalissimo in Vis-a-Vis, infatti anche 425.000 followers. E quindi bella per Tere, la ringrazio tantissimo. E mi ha risposto muchísimas gracias, un abbraccio, quindi molte grazie, un abbraccio. Poi io gli ho mandato un cuore, non mi ha risposto. Niente regà, lo so che è stato un po' deludente, però sono quelli che mi hanno risposto purtroppo, li ho scritto ormai una settimana fa, quindi il tempo di rispondermi lo hanno avuto. Ovviamente chi non mi ha risposto è perché sicuramente non ha letto il messaggio. Vabbè, scialla, so che per un personaggio pubblico rispondere a tutti è quasi impossibile, cioè quasi impossibile per me, comunque ho pochi followers, pensa per loro. Infatti ringrazio tantissimo chi mi ha risposto e ringrazio anche chi non mi ha risposto per non avermi insultato. Detto questo vi ripeto di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e andarmi a seguire su Instagram e TikTok. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bella regà.